Da oggi possiamo dire che Marco Alessandrini è un sindaco di Serie A. Esattamente come la città di Pescara, che ha conquistato questo obiettivo appena sfiorato lo scorso anno, una traversa all'ultimo minuto, ma poi un anno di costanza, di impegno e di risultati che ci ha fatto superare anche qualche battuta vuota, i 3 punti in 9 giornate, ed eccoci qui, la Serie A diviene un sogno che si avvera, una grande notte, oggi la festa, il saluto, il tributo delle istituzioni e della città ai nostri eroi del calcio. È fuori discussione che il calcio resti il più formidabile strumento per far conoscere le città, le realtà territoriali, per fare marketing del territorio, e quindi questa è una grande opportunità non solo ovviamente per gli appassionati di calcio, ma anche per tutto il sistema Abruzzo, che dalla Serie A può trarre certamente benefici, e le istituzioni lavoreranno in questa direzione. Massimo Oddo ha dormito questa notte, si è reso conto di quello che è riuscito a fare a Pescara, un pescarese che porta il Pescara in Serie A. A dormire ho dormito poco, siamo andati a cena, abbiamo fatto tardi. Diciamo che ancora non ci si rende conto di quello che si è fatto, probabilmente in questi giorni con tutte queste iniziative che ci saranno ci renderemo conto di quello che di bello abbiamo fatto. Una grande impresa, eppure alla vigilia di questa stagione qualcuno diceva Pescara è arrivato in finale lo scorso anno, quest'anno sarà difficile ripetersi, invece Massimo Oddo è riuscito a ripetere e a riportare il Pescara in finale e a vincere meritatamente questa finalissima. Diceva bene chi pensava questo, perché non è da tutti i giorni fare 2 finali di seguito, soprattutto nell'anno seguente in cui perdi tanti giocatori, ricostruisci tutto da zero con una squadra giovane, composta da talenti ma che dovevano esplodere. Evidentemente questi talenti o futuri talenti sono esplosi, hanno fatto grandi cose, sono riusciti a portare il Pescara in Serie A, però questo è frutto del lavoro del gruppo, di uno staff intero che ho alle mie spalle e dei ragazzi che hanno sempre dato la loro massima disponibilità. Domani si pensa e si guarda al futuro, Massimo Oddo può rassicurare i tifosi, resterà sulla panchina del Pescara il prossimo anno? Ma ripeto quello che ho detto ieri, abbiamo conquistato questa Serie A sul campo e me la tengo stretta, a patto che il Presidente non mi venda tutti, perché... Ma io credo che lui è memore degli errori fatti qualche anno fa, quando ti rendi conto poi che non è, che la Serie A non è una Serie B. Tra i tanti messaggi che hai ricevuto per questa promozione ne vogliamo svelare qualcuno forse particolare o che ti ha fatto più piacere? Ma no, ma i messaggi fanno piacere, quelli di tutti. Certamente fanno piacere da tutte quelle persone che si sono sempre fatte sentire in questi tempi e non so quelli che magari al momento della vittoria ti mandano un complimento.